nasce lo sfingione in questo panificio? Lo sfingione nasce da tre generazioni. Io sono la terza generazione che produciamo sfingione bagherese, mollica, condito con formaggio e olio, extravergine d'oliva. Lì vediamo qualcos'altro, cos'è quello? Qui vediamo sempre il condimento preparato sempre con la mollica, del formaggio e della cipolla scalogna. Questo è il vero sfingione all'antica. In forno quanti in gradi? In forno, sulla nostra produzione passiamo da 210 a 215 gradi per circa una mezz'ora. Lo sfingione a bagherese si mangia sempre, tutto l'anno, dal 1 al 31 dicembre, per l'eccedenza, l'Immacolata e festività per il 24 dicembre. Ma lei conosce bagheresi che per queste festività di fine anno non mangiano sfingione? Chiunque che non lo mangia lo assaggia almeno, almeno lo assaggia. È una tradizione centenaria, è una tradizione che porta specificatamente le famiglie bagheresi la sera, il pomeriggio, già nei preparativi anche qualche giorno prima, a portare i condimenti, chiamate le conze, nei panifici storici. E lì ovviamente i panificatori mettono a disposizione la lavorazione e la lavorazione della pasta, che è particolare, con la quale non mi addentro, e dopodiché con la caratterizzazione delle conze che ognuno personalizza, poi alla fine ognuno porta a casa un prodotto unico. Ho preso la pasta, diciamo, del pane nella teglia dal fornaio, poi con mia moglie abbiamo condito lo sfingione con i classici ingredienti bagheresi, che sono l'olio squagliato con la cipolla e la sarda, e poi abbiamo anche messo la tuma, la ricotta e sopra ancora la mollica con l'olio. E questo c'è praticamente tuma, ricotta, mollica con un po' di salsa per renderlo anche un attimino più morbido. Si rinnova per anno in anno, però è sempre la stessa tradizione, perché lo sfingione è storico ormai a bagheria, e appunto per le sue caratteristiche dell'impasto, della cipolla, della ricotta, della tuma, della mollica fresca che mettiamo sopra. Però dico, la tradizione è sempre uguale. Poi c'è chi fa degli sfingioni un po' più particolari, tipo quello infigliuliato, appunto, che sono con il ripieno all'interno dello sfingione con una ricotta fresca, la tuma, le acciughe, il formaggio e la mollica. Poi c'è lo sfingione classico bagherese, che è quello con la cipolla scalogna, la ricotta oppure senza ricotta, oppure col pomodoro o macchiato. Metto prima l'acciuga, poi metto un primo sale, poi metto la cipolla, poi la mollica e poi metto un succo di patate, chi ci vuole ci mette. Signora, com'è lo sfingione bagherese? Con la sarda e con primo sale e con cacio e pure. Si va perdendo. Queste persone che vengono a condire i sfingioni qua si va perdendo, perché ora c'è la gioventù e non vogliono sporcare la casa. Ma lo sfingione bagherese com'è? Quali sono gli ingredienti, quelli del base? Acciuga, tuma, cipolla con un po' di salsa, mollica col pecorino e olio di sopra. Abbiamo due varianti, o la tuma o con la ricotta. Viene fatto con la ricotta, ma questa è con tuma. Sarebbe, mettiamo sotto la cipolla, la tuma, la mollica sopra e un po' di pelato o bianchi. Il progetto è quello di mettere assieme tutti i forni e i fornai che ancora seguono questa tradizione,
e cercare di mettere su un disciplinare per richiedere alla Commissione europea il riconoscimento della DOP per lo sfingione, perché lo sfingione parte da materie prime tradizionali, povere, quindi che ricalca. Quindi cerchiamo di salvaguardare e tutelare questo stupendo patrimonio siciliano, insieme ai panificatori di bagheria in primis si va a tutelare quindi la qualità del prodotto. Avete fatto un giro dei fantastici panificatori di bagheria. La filosofia del gruppo tratta praticamente, rivaluta le pietanze antiche. Innanzitutto c'è la base di pasta rimacinato, pasta molto molle, i tempi di lavorazione, diciamo, i tempi di riposo abbondanti, paste molli, e poi c'è un impasto di bollita, formaggio, tuma e acciughe.